La pioggia, il freddo ed il vento di giorni scorsi non hanno fermato il pubblico che ha invaso i padiglioni di Fiera di Roma in occasione di Moto Days, giunto alla sua settima edizione, da poco conclusa, centrando l'obiettivo di confermarsi sempre più come rassegna espositiva internazionale e come grande contenitore di iniziative incentrate sul mondo della moto. Una formula vincente che ha consentito quest'anno al Salone della Moto e dello Scooter di registrare più di 145.000 visitatori provenienti da tutta Italia che hanno potuto spaziare negli ultimi 52.000 metri quadrati di aree interne con la presenza di 441 aziende espositrici. Protagoniste di questa edizione, che ha visto al taglio del nastro la partecipazione di Fabrizio Frizzi e della madrina della manifestazione, l'ex Mix Italia cantante, atleta paralimpica non vedente Annalisa Minetti, anche le aree esterne con 30.000 metri quadrati dedicate alle prove delle novità, 116 mezzi messi a disposizione ed altri 25.000 per gli show e le esibizioni. Molti gli ospiti di eccezione legati al mondo della televisione, del motociclismo e della superbike, tra i quali Max Giusti, Fabrizio Calia, Davide Giuliano, Aslam, Torres, Marcello Sarandrea, Simone Corsi, Andrea Iannone, Giancarlo Fisichella, Max Biaggi e tanti altri, e tra loro anche il dottor Claudio Costa, il famoso medico fondatore della clinica mobile che da quasi 40 anni segue tutte le gare del motomondiale. Moto Days, regno della moto dunque, ma anche degli scooter, delle minimoto, dei caschi e dell'abbigliamento tecnico, dei quadricicli, ATV e minicar, dei veicoli elettrici, del tuning, di gomme, carburanti e lubrificanti, di merchandising e gadget. Moto Days è anche lo spazio dove incontrare associazioni, istituzioni e federazioni e dove raccogliere informazioni utili per la vita di tutti i giorni sulle due ruote, dalle assicurazioni ai servizi finanziari e di marketing. Come sempre, Moto Days è stato suddiviso per grandi aree tematiche, tra quelle maggiormente visitate il vintage che ha concesso spazio alle moto ed auto che hanno fatto la storia. Days on the Road invece ha confermato l'obiettivo della manifestazione romana di mostrarsi come punto di riferimento per il turismo sulle due ruote e la green area all'interno della quale le aziende e i produttori di moto e scooter hanno esposto i loro veicoli elettrici. Grande attenzione dunque all'ambiente e alla volontà di dare spazio e visibilità ad un settore in costante crescita e che rappresenta l'evoluzione della mobilità. Infine, Cromature, il grande spazio dedicato alla cultura custom, è tornato a rendere omaggio ai numerosi bikers amanti delle personalizzazioni e a una filosofia dell'andare in moto che è un vero e proprio stile di vita. Ma adesso lasciamo parlare le immagini con alcune curiosità, come quella che state vedendo, dimostrazioni e situazioni di questo affascinante e poliedrico Salone della Moto.
piazza Cassavetrata un concerto 800 800 1500 tutte le carte a Brasile civile d'acqua. Effettueremo altre due prove, una alle 3 e una alle 4 di pomeriggio, sempre qui.